Questa scena ha indignato tantissimi catanzaresi e non solo, perché qui, fino a qualche tempo fa, c'era il Vitulus. Questa è l'opera realizzata con la tecnica del mosaico Metal 3D del maestro Nuccio Loreti, che vediamo sorridente in video. In poco tempo Vitulus è riuscito a farsi amare da tutti. Scoppia la moda di fare un selfie ricordo col simpatico toro di metallo. Ma il 31 gennaio, come d'accordi, cambia tutto. E in poche ore divampa una vera e propria protesta social. Questi che vedete sono solo alcuni dei tanti messaggi pro Vitulus. Ormai... tutti a chiedersi se tornerà il Vitulus qui in questa piazza. Se ci seguite, sarà di questo che parleremo oggi. Caro maestro Loreti, ecco il toro, ecco il Vitulus, però la casa, sì, dove è stato concepito, ok, è questa, sì. Ma la sua vera casa è là. Sarebbe Piazza Matteotti, perché è stato accolto molto favorevolmente dalle persone catanzaresi. Ma il nome è nato da cosa? Vitulus è del popolo che abitava qua a Germaneto, nei pressi di Germaneto si chiamano i Vituli. Da lì nasce il nome anche dell'Italia. Vitello. Ma quelli del comune che dicono che è una questione monetaria, non vi siete accordati sui soldi o una questione di altro? No, è solo una questione che è scaduta la delibera il 31 gennaio, siccome c'era un po' di confusione nel comune, quindi abbiamo rimandato questa esposizione. Solo che ha avuto un grandissimo successo e le persone ormai lo vogliono là. E questi video messaggi non lasciano luogo a dubbi. Abbiamo deciso che vogliamo Vitulus di nuovo a Piazza Matteotti. Decisamente sì, uno dei nostri simboli. Cazzo, Fabio. Vitulus di nuovo, ciao! Rivoglio Vitulus in Piazza Matteotti. Vogliamo Vitulus a Catanzaro. Quanto abbiamo lavorato per realizzare... C'è un anno di lavoro. Un anno di lavoro. E se potesse quantificare l'opera in quanti soldi... Penso, fa uno stipendio a mese per un anno e più o meno esce la cifra. Se lo spostassero di casa e lo piazzassero non più in Piazza Matteotti ma in un'altra location? C'è solo pochissima gente che lo vuole spostare da là, che dice che c'è già una scultura. Ma se noi andiamo in un'altra città, in una piazza, quante sculture ci sono? E ce ne sono decine di sculture, perché qua a Piazza Matteotti deve stare solo una scultura sola. Se questo poi la gente, ma tanta gente lo vuole là, Piazza Matteotti. Anche gente che prima diceva di no, adesso si è convinta che deve stare là, quello è il suo posto. Siamo in compagnia dell'assessore Cardamone. Qua tutti si chiedono, ma torna o non torna il Vitulus? Sicuramente non è stato tolto come qualcuno vuol far pensare, ma l'amministrazione comunale ha valorizzato Vitulus, l'artista Loreti, anche in altre occasioni e non mancherà. Con l'artista stiamo individuando un percorso, anche perché Vitulus aveva bisogno di un restyling in fabbrica dopo questa esposizione nel periodo natalizio, quindi mi auguro che Loreti, così come ha sempre fatto, condivida con noi questa esperienza. È una questione prettamente monetaria o una questione di accordo tra il comune e l'artista? È un accordo tra il comune e l'artista, non è una questione monetaria, perché l'esposizione è stata data da Nuccio gratuitamente e ha dato disponibilità per ulteriori collaborazioni, quindi che non ha fatto sicuramente una questione economica Nuccio. Ma il comune avrebbe la volontà di acquistarlo? Noi dobbiamo trovare uno strumento adatto per la valorizzazione di queste opere d'arte, non solo di Nuccio ma di tanti altri artisti che meritano la giusta attenzione della città capoluogo di regione, e non certamente con fondi comunali, ma attraverso qualche misura che può rendere trovare la soluzione giusta. Quindi assessore, diciamolo anche al popolo dei selfie, a tutti quelli che venivano qua, perché poi era diventato punto terminale delle passeggiate. Speriamo che presto Vitulus torni proprio qua, noi ci siamo vestiti anche di rosso per attrarlo. Sono contento che la città di Catanzaro ha risposto bene, perché vuol dire che abbiamo operato bene, e sono altresì convinto che daremo qualche altra sorpresa ai catanzaresi. E noi ce lo auguriamo, ma una battuta indiscreta, pensa che il cavatore... soffra di gelosie col Vitulus? Un po' sì. Quindi sposteremo il Vitulus? La proposta che ho fatto io è questa. Ah, quindi Catanzaro avrà sicuramente il Vitulus, ma non in questa piazza. È quello che ho chiesto io a Loreti. Vediamo cosa dice Nuccio. Ma la paura qual è? Che diventi un torero? Sì. A presto col Vitulus!